Ciao ragazzi ed un saluto dal vostro Green. Siamo tornati con un nuovo episodio dei nostri Saranno Buggati qui su Every Eye. Oggi parliamo di Liga BBVA, ovvero la prima divisione spagnola. Signori, ve lo dico subito, io non sono Berlusconi. Me l'avete chiesto in tanti, non sono Berlusconi. Tranquilli, andiamo avanti così. Allora, Liga Spagnola, cominciamo con questi buggati. Cosa sono? Per chi non lo sapesse, sono sempre quei giocatori che hanno un overall inferiore all'80. Sul mercato non dovrebbero costare tantissimo, non sembrano particolarmente forti, ma in realtà lo sono. Cominciamo con il terzino destro, che è De Marcos, che l'hanno spostato in questo ruolo quest'anno. Vedete come il suo 90 di velocità, soprattutto il 75 nella forza fisica, un work rate alto medio, 3 stelle sulle skill e sul piede debole, un 78 nel cross, lo rendono veramente un terzino molto ma molto appetibile. Proseguiamo dall'altra parte, quindi sulla fascia sinistra, il terzino che secondo me potrebbe dare ottimi risultati in game è Tremoulinas, Benoit Tremoulinas, il francese del Siviglia, anche lui buona velocità 84, forza fisica non tantissima 65, ma ragazzi un 82 di cross con un 80 nei passaggi corti, anche lui work rate alto medio, 3 stelle sul piede debole, veramente molto buono per essere un 77 non raro. Passando ai difensori centrali, mi piace molto Modibo Diakité, ex giocatore della Fiorentina. Vediamo subito che ha dei valori difensivi esagerati per essere un 74 di overall. Abbiamo un 76 nelle scivolate con un 78 nei contrasti, 76 anche nella marcatura, 72 colpo di testa con un 86 di elevazione e soprattutto 86 nella forza fisica con un work rate medio alto, un giocatore bestiale. Spostandoci a centrocampo, molto buono secondo me sarà Mohamed Sissoko, 90 di forza fisica, 79 nei passaggi corti, 71 scivolate, 78 nei contrasti, la velocità 61 ma non è malissimo. Anche lui work rate medio-alto, quindi giocatore che sta sempre in difesa, 3 stelle sul piede debole e le skill, anche questo costa nulla, 76 di overall, molto ma molto buono in game. Proseguiamo al centrocampo con Pablo Perez, tanta velocità per questo centrocampista, work rate alto-medio, le stelle skill sono 3 come quelle del piede debole, voi vedete un buon controllo palla 80, 82 nei passaggi corti, 77 nei passaggi lunghi, un 77 anche nella visione di gioco, un 91 nell'aggressività. Quindi un giocatore che secondo me sarà veramente buono da provare. Fascia destra per Aleix, giocatore che in FIFA 14 era un argento portentoso. Lui ha 4 stelle sul piede debole e 3 stelle skill, 91 di velocità, 68 nella forza fisica che per un esterno non è male, alto alto il work rate, 71 nel cross, 80 dribbling e un 83 addirittura nella potenza del tiro. Anche questo giocatore qua sulla fascia destra, provatelo. Sulla sinistra non metto Jesse Rodriguez perché lo conosciamo tutti, ma ci mettiamo Francisco Montañez, 70 forza fisica, 86 velocità, il cross non è il massimo perché è un 67, ma dovrebbe essere comunque sufficiente per buttare la palla, per scodellarla in aria. Abbiamo un 81 nel dribbling, abbiamo 4 stelle sul piede debole, 3 stelle sulle skill, il work rate è alto-medio, un 70 nei passaggi corti. Anche questo qui, 75 di overall, non costerà niente, per cui magari adesso siamo ancora un po' all'inizio, volete provare una squadra, non spendere troppi crediti, provate questi giocatori qui. Questo secondo me invece sarà il più buggato di tutti, stiamo parlando di Rafinha, il COC brasiliano del Barcellona. Allora, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, work rate medio-medio, passaggi corti 81, passaggi lunghi 70. 82 nel controllo palla, 84 nel dribbling, 70 nella forza fisica, 78 nella visione di gioco, 77 nella velocità. Questo qui secondo me sarà veramente un bug assurdo. Parliamo di attaccanti, abbiamo sull'ala destra Deulofeu, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, work rate alto-basso, pochissima forza fisica ma comunque è un'ala molto veloce, ha 91 di velocità, ha un 74 cross, 88 dribbling, veramente da provare anche questo qui. Pablo Piatti invece sulla fascia sinistra, 80 controllo palla, 4 stelle skill, 2 stelle solo sul piede debole, però lui è a sinistro, quindi per crossare con questo 75 di cross va molto bene, 87 di velocità, work rate alto medio, ragazzi anche lui poca forza fisica, ma comunque sapete che le ali solitamente sono giocatori molto veloci,
agili, per cui la forza fisica viene a mancare. Abbiamo anche un 75 nell'effetto con 70 finalizzazione, 72 long shot, 82 nei passaggi corti. Questo sembra un altro buon giocatore. Attaccanti ne metto due. Il primo è questo Uche, 3 stelle piede debole, 4 stelle skill, 86 velocità con 79 di forza fisica, un 81 finalizzazione, vedete che ha 84 nella potenza tiro. Cala molto però, secondo me, l'effetto, che è solo 48, per cui attenzione, non tirate da fuori con questo giocatore, soprattutto non tirate a giro. L'altro attaccante invece è un argento che secondo me quest'anno sarà stupendo. E stiamo parlando di Luciano Vietto. 3 stelle piede debole, 4 stelle skill, work rate alto-basso, per cui un attaccante che sta sempre su, 82 di velocità, 77 di tiro, ragazzi, che è un 78 long shot, 68 effetto, 78 finalizzazione, 80 potenza tiro. Se voi guardate queste statistiche, associatele a un giocatore che ha 74 di overall, gli manca sì la forza fisica, però per esempio se lo affiancate a Duce di prima che aveva 79, avete due attaccanti complementari, quindi anche questo qui un argento, costa quello che costa perché sta sui 10k più o meno, però è tanta roba veramente. Signori, questi sono e saranno buggati della Liga BBVA. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un commento, se avete qualche altro giocatore che secondo voi è molto forte da provare scrivetelo. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre con tanta qualità, e non sono Berlusconi, ciao belli.